Fatti dagli ACDC, una band che non ha bisogno di presentazioni, una di quelle che fanno pezzi semplici, che li fanno uguali da 30 anni, ma che ti fanno venire voglia di prendere in mano la chitarra e suonarla. In particolare ci sono brani molto interessanti, questo libro che non costa poi neanche tanto, ci ho dato 18 euro da Lenzotti. Quello che mi ha ispirato e che mi ha fatto venire voglia di filmare questo video assolutamente demenziale. Infatti, come vedete, ho la cuffia ma non c'è freddo, ho gli occhiali ma non c'è troppo sole. È Whole Lotta Rosie, che probabilmente all'epoca, come titolo diciamo così, si trattava di un esplicito riferimento a Whole Lotta Love della Zeppelin, che tradotto alla lettera sarebbe una specie di un bel po' di amore. Infatti lui nel ritornello dice: I wanna give you my love, whole lot of love. Voglio darti il mio amore, un bel po' di amore. Ovviamente si trattava di un doppio senso, non stava parlando di quell'amore, ma di quell'altro amore che voleva dare alla sua ragazza. E quando gli ACDC hanno scritto questo pezzo, hanno probabilmente parodiato, parafrasati Led Zeppelin, scrivendo whole lot of Rosie, che sarebbe un bel po' di rosina, un bel po' di rosita. Ma rosina in italiano rende meglio, perché rosina è il diminutivo di rosa, così come rosy è il diminutivo di rose. Infatti c'è questo doppio senso, perché questa canzone parla di una ragazza che si chiama Rosina, ma che è una ciccionazza di fatto, è una donnona che a quanto pare se la cava molto bene anche a letto. Infatti l'introduzione del pezzo, che è quella che poi andremo ad analizzare, dice: vi voglio raccontare una storia, una storia che riguarda una donna che conosco, e quando si tratta di fare l'amore, diciamo, quando si tratta di andare a letto, quando si tratta di quello, è una che ruba la scena alle altre, cioè è una che ci sa fare. Non è esattamente carina, non è esattamente piccolina come taglia, e poi dalle sue misure 42, 42, 39, 56, che io non sto a tradurre con i pollici e le loro unità di misura da anglosassoni, ma probabilmente in italiano sarebbe un bel, non so, 110, 100, 120, dalle misure di Rosie, di Rosina, e dice: puoi ben dire che c'è tutta quanta. You can say, you could say she got it all. Questa è una che ci sta tutta, no? E come dimensioni, 110, 100, 120. E perché tutto questo? A che cosa serve a un chitarrista sapere di che cosa parla la canzone? Tecnicamente a niente, ma serve per immergerti nel tipo di feeling che c'è dietro una canzone come questa. Cioè tu una canzone come questa non puoi cantarla serio, sapendo di cosa parla. I'm gonna tell you a story about a woman I know, and when it comes to loving, Rosie steals the show. Non puoi leggerla così da inglese, perché stai parlando di una probabilmente prostituta cicciona che faceva ribaltare il cantante, non so chi l'abbia scritta di loro.
Quindi questo è un pezzo che ha tutto un tipo di feeling. E la cosa interessante, adesso veniamo alla parte tecnica, è che si tratta di un rock in la minore, un pezzo in la minore sicuramente. E guardando come lo tabulano loro, ho visto che c'è la possibilità di renderlo migliore, secondo me. Adesso vi spiego anche perché. Questo pezzo è in la minore e gli accordi dell'introduzione, del ritornello, di tutto quello che è poi la struttura portante di questo brano è la, do, la, re, la. La, do, la, re, la, do, la. Non cercate di suonare mentre ascoltate il video perché io adesso ho la chitarra accordata in la bemolle, quindi dovreste fare tutto in la bemolle. Il la che faccio io sulla vostra chitarra diventa un la bemolle. Comunque, le posizioni degli accordi, power chord, immagino che le sappiate già. La lo fate qui, secondo capotasto, corda vuota di la, secondo capotasto, piccolo barré. Il Do lo fate qui, sul terzo, il Re lo fate sul quinto, e poi di nuovo Do e poi di nuovo La. Quindi, accordo per accordo, il pezzo sarebbe. Potete vedere, la do la re la do la è un tipo di sequenza che fa spostare molto la mano sinistra. Io devo inevitabilmente guardare la chitarra per capire dove sto mettendo la mano, giusto? E c'è troppo movimento per farla live, per farla dal vivo, per farla mentre sto suonando con il resto della mia band in saletta. Devo trovare un modo per farla più snella. La tabulatura di questo bellissimo libro che mi sto leggendo durante le mie vacanze natalizie la propone usando ovviamente la nota di La come pedale, perché è quello che sta sotto a tutto il resto del riff, e consiglia di fare il La invece che power chord, farlo come corda vuota, e di fare power chord solo gli altri due accordi, solo il Do e il Re. Quindi, a parte sul finale, ecco, sul finale lo ripropone come power chord. Quindi, che cosa propone? Il La diventa corda vuota, il Do e il Re diventano power chord di solo due note, quindi tonica e quinta, e sul finale ripropongo il La come power chord, quindi La pedale. Questo che cosa mi consente, ad esempio, di togliere il movimento da La a power chord a Do. C'ho un movimento in meno perché la mano la posiziono già sull'accordo di Do. Io sono già pronto sul Do. Suoni La corda vuota e ci butto sopra il Do. Poi di nuovo corda vuota di La e faccio il Re. Poi di nuovo corda vuota di La, ci appoggio il Do e poi. Questo è già più facile da fare perché devo muovere meno la mano. Un po' di palm muting, eccetera, eccetera. Questo per una chitarra seconda potrebbe andare bene perché mentre la chitarra prima si fa da soli, si fa altri tipi di fraseggi, io guardo il manico della mia chitarra e per tutto il tempo non faccio altro che farmi questo. Story, bare woman and no, eccetera, eccetera. Però a me non piace. A me questa cosa non piace. Ho trovato un modo un pochino più carino di farla, ma forse anche un pochino più difficile, che consente al chitarrista di non guardare dove mette la mano e di essere completamente libero di fare altre cose. Infatti, io quando sono andato a provarla in saletta con il mio batterista, non avendo il cantante, l'ho dovuta cantare io, che faccio schifo a cantare, ma mi sono dovuto arrangiare, mi sono messo il microfono qua davanti e
non volevo guardare più la mano e che cosa stavo suonando, perché mi dovevo concentrare a rendere l'idea di quanto fosse grossa questa rosita, questa rosina, no? E allora ho trovato questo modo qui di farlo. Il La ovviamente è sempre un pedale in questo giro. Il Do e il Re li trasformo in note, non più in power chord. Quindi l'accordo che io suono è il La power chord. Il Do e il Re li faccio sentire facendo un hammer on e pull off con il medio, che è questo. Il medio mi va a prendere il Do, terzo capotasto della corda di La, e il mignolo mi va a prendere il Re, quinto capotasto della corda di La. Questo è il movimento più difficile, perché per riuscire a farlo come hammer on e pull off, tenendo l'indice fermo sul La, power chord, medio e mignolo che fanno il Re mentre l'indice sta fermo a fare il La che è pedale, bisogna avere parecchia forza nelle dita per farlo sentire bene. Quindi il primo esercizio da fare è, senza suonare tutto il La, suoniamo solo La corda vuota, mi alleno a fare questi hammer on e pull off. E io non muovo più la mano, però devo, soprattutto quando faccio il Re, devo spingere col mignolo, e quindi devo avere un mignolo piuttosto forte. Sentite? Ci spingo sopra di brutto. Questa cosa qua la miglioro invece che fare il La corda vuota facendo il La power chord, e diventa allora. Ultima cosa, quella suoniamo la plettrata, posso farla hammer on e pull off senza usare la mano destra, do solo il primo, oppure suono tutto, dipende da voi come volete farla aggressiva, come volete farla. Se io suono tutto diventa più aggressiva, se suono di meno diventa più fine, e il risultato è questo. Suono tutto, suono solo un pezzo, Angus sicuramente lo farebbe così. Tell you a story about a woman I know. When it comes to loving, Rosie steals the show. She ain't exactly pretty, she ain't exactly small. 4, 2, 39, 56, you can say she's got it all.